Un appuntamento atteso da tutti i presbiteri della provincia agrigentina è l'assemblea diocesana che ieri pomeriggio, nel giorno in cui si fa memoria di San Libertino, è stata ospitata dalla cattedrale. Un incontro importante nel corso del quale l'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro ha consegnato alla Chiesa agrigentina il piano pastorale 2010-2011 e ha dato il mandato a tutti gli operatori pastorali delle 193 parrocchie dell'arcidiocesi. Il piano pastorale è lo strumento che consente di vivere pienamente la comunione, di realizzarla attorno ad alcuni valori condivisi, di costruirla per mezzo di scelte che contribuiscono alla crescita di tutti. Ed è l'invito a sentire l'esigenza di costruire comunità adulte, attente, aperte, che vivono la comunione e la condivisione, che dovrà caratterizzare l'anno pastorale 2010-2011 dell'arcidiocesi. La Chiesa è chiamata dall'arcivescovo a continuare il cammino intrapreso lo scorso anno, vivere e testimoniare la comunione. Il metodo che abbiamo scelto durante l'anno dell'ascolto ha consentito ad ognuno di esprimersi e alla nostra Chiesa di raccogliere quanto emergeva dalla base. Da quel momento abbiamo provato a creare le occasioni perché dall'ascolto si passasse all'attuazione e dalla verifica allo sforzo necessario per colmare le lacune emerse. Nessuno, tantomeno io, ha pensato che sarebbero bastati pochi anni o solo qualche piano pastorale per raggiungere il traguardo prefisso. La nostra Chiesa ha una storia ricca e preziosa. Tanti santi pastori l'hanno fecondata con il seme della parola e di una viva tradizione. Ed anche nell'ultimo segmento di storia molti passi sono stati fatti nel tentativo di tradurre il Vangelo in stile ecclesiale e in scelte concrete. A noi oggi tocca il compito di continuare il cammino, quel cammino fatto, e di proiettarci in avanti con il coraggio dei profeti e con la semplicità dei bambini. L'assemblea diocesana si è conclusa con una santa messa celebrata dall'arcivescovo e con il mandato agli operatori pastorali, chiamati insieme ai parroci a portare nelle singole comunità il piano pastorale.